Siamo sempre a Notaresco nell'area di servizio IP. Qui il titolare Nazareno di Giovannantonio ha dovuto fare ricorso alle vie legali perché da quando la strada è stata chiusa circa 3 settimane fa, ha dovuto in pratica ha registrato un calo notevole di clienti, di automobilisti che ovviamente qui non passano più e quindi non possono più fare rifornimento, lui non rifornisce. Un calo stimato intorno a 2.500 litri al giorno. Ecco Nazareno, lei ha dovuto far ricorso all'avvocato Sì, perché qui la situazione è davvero triste, drammatica. l'avvocato se no qua si chiude. Che cosa avete chiesto? Che cosa avete chiesto Niente, al... almeno il rimborso dei litri persi che la provincia mi ridà, solo questo. E a che punto è il discorso con l'avvocato? È stata già inoltrata un'istanza? No, 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 adesso ci penserà l'avvocato a mandare su in provincia e vediamo cosa succede. Lei può certificare tutto, ovviamente la perdita di 2.500 Sì. litri al giorno tramite il Il registro. registro UTIF che registro tutti i giorni, quello parla da solo. Ecco, per rifornire i serbatoi, qui, che giro deve compiere l'autocisterna? Beh, deve passare da Propezzano, di quale quella strada non è abilitata a un mezzo superiore ai 370 quintali. Quindi questa è la situazione. Comunque più tardi avremo anche il sindaco di Notaresco, Diego Di Bonaventura, che torna dalla provincia di Teramo, probabilmente con buone notizie. Noi ringraziamo intanto il titolare della IP e qui la speranza è che la strada possa essere sistemata al più presto.